Nessuna onda rilevata nelle ultime 48 ore. Considerato il livello dell'ultima lettura, riteniamo che l'ospite sia stata distrutta dall'acido. Proseguite la scansione. Ma, comandante! Sì, signore! Voglio delle risposte, e le voglio ora. Mi dispiace, ma non posso aiutarti. Nessuno può. Che bella trovata, voglio anche una scrivania ascensore. Bene ragazzi, a quanto pare Konoko è ancora viva. Laser. A quanto pare Konoko ha deciso di andare da Griffin e farsi spiegare un po' di cose. Aia. Peccato che gli agenti della TFC ti rompano la minchia. Merda, ho sbagliato tasto. Ho attivato l'iposeringa. Vabbè. C'è qualcosa qua dietro? Ottimo, un caricatore che non serve una beata minchia. Andiamo a vedere se fuori c'è qualcosa. Ciao. Ho fatto bene ad uscire. Oddio, 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 oddio. Molto bene. In pratica ho guadagnato solo l'arma, perché è scarica. Va bene. Allora. Oddio. Hai già rotto la minchia. Vaffanculo. E vaffanculo. Aia, non sono fatto a girarmi in tempo. Ascia del leone! Pigliati un ceffone! Di qui da dove si arrivava? Qui è chiuso. Lì è chiuso. Di lì c'è il coso di Griffin, quindi devo andarti là dove ci sono i laser. Ah no, qui è dove c'era Griffin. Allora aspetta un attimo. Mannaia. Te via. E te giù. Ok. Invece di ridere attiva sta console. Ok. Allora, dovrebbe essere di qua dove non sono andato. Oh, scusa. Konoko, non farmi del male. Mi hanno costretto a farlo. Fare cosa? Sapevo che lei era più che un androide, almeno per te. Che cosa hai fatto? Griffin voleva un'arma da utilizzare contro di te. Vattene! Adesso! Va bene. Ancora qui sei. Qui c'è. Adesso qual è delle due porte? Vediamo un po'. Qui c'è un tizio. Konoko, che cosa ti è successo? Non sono affari tuoi. Dammi le iposiringhe e il campo di forza. Eri una di noi. Per Griffin eri come una figlia. Come hai potuto fare ciò che hai fatto? Come ho potuto? Griffin ha fatto di me un mostro quando avevo solo 7 anni e ha imprigionato l'unico uomo che ha tentato di difendermi. Sono qui per ringraziarlo di quanto ha fatto e nessuno potrà fermarmi. Ora dammi quella roba. E va bene, prendi. Oh, è incazzata nera.
E per Griffin ero come un burattino. Pensavo che quel tizio era un cattivo. Sai, anche prima hanno tentato di farmi secca. Aia, era ancora vivo. Ho capito, stai calmo. Non volevo farti del male, scusa. Pensavo che volevi prendermi i ceffoni. Vabbè, appena ti sei calmato, torno. Addio altri laser. Ehi, io sono solo incaricato di sostituire il dispositivo. Ascolta, io sono un ragazzo tranquillo, niente violenza. Bravo. Ehi! Porco schifo. No, merda, era dall'altro. Si è barricato in una camera di sicurezza. L'organizzazione ha neutralizzato le difese dell'edificio, colpendo le sottostazioni energetiche. Farò come lui. Ehi! Mi sono fatto scammare, dovevo scendere pian piano, invece ho sbagliato il salto, sono sceso. Troppo. Allora. Salta, 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 salta. Merda. E tu sei fuori? Aia. Avete iniziato a farti secco a cassotti. A cassotti. Che cazzo mi prendo oggi? Va bene, torniamo di sopra a vedere se ho lasciato su qualcosa di importante. No, cazzo, qui è per scendere. Dai, stai fermo un po'. Stai un po' fermo. Molto bene. Sei morto? Sì. Bravo il bambino! Va bene. No, qui ci sono già stato. Quindi per salire di qua. Merda, più che secca. Oh. Tu guarda un po'. Campo di forza, ok, quella lì, lasciala lì che è un'arma migliore. Ok, niente di utile. Merda, che cazzo che sparo! Rinnegato. Vediamo cosa sai fare. Qui niente. Cosa? È sopravvissuto. Nessun bersaglio in vista. Quello l'ho buttato di sotto. Questo s'è buttato di sotto. Notiamo la differenza? Che uno sono stato un mito io. L'altro invece è proprio un coglione. Pugno del leone! Pugno del leone, pigliati un ceffone. Pugno del leone, pigliati un ceffone. Pugno del leone, pigliati un calcione. Niente, l'ho buttato indietro invece. Vai. Col paese. Molto bene. Aia. Oh, 3 non è valido.
notare che è contro uno. Hai rotto la minchia. Oh merda. Cazzo. Oh, si era mimetizzato, non l'avevo notato. Tizio, dove è andato adesso? Si è buttato di sotto. Bastardo! Schifoso. De merda. Vaffanculo. Al giuro. Ok, ce l'ho fatta, ragazzi. Felicitazioni, altri laser. Che due palle. Oh. Alzati in piedi. E sei morto. Mi rifiuto di disattivare questa sottostazione. Non hai alcun diritto di farlo. Sei molto coraggioso. Avrai una bella medaglia alla memoria. E va bene, ti lascerò entrare. Ma tanto non ce la farai. Ti prenderanno. Non puoi sfuggire alla TFCT. Facciamo una piccola scommessa. Op. Vediamo un po'. Migota. Oh, migota un cazzo. Una bella ipozzi. Ringa. Per fortuna mi ha fermato la colonna. Vediamo un po'. Qui c'è... qui non c'è proprio un cazzo veramente. Di qua c'è? Mi sembra di vedere un nemico. E qui in giro c'è un altro nemico. Un campo di forza. Molto bene. Di qua c'è... che palle, le stanze vuote. Ora ci sono altri laser, che palle. Di qua, altra stanza vuota. No, qui dietro c'è... vaffanculo. Ho preso un colpo. Un ipossiringa. È abbastanza utile. Poi. Giù di qua. Qui dietro. Ah, un mimetizzatore di fase. È sopravvissuto. Sottostazione 1. Oh.
Eccomi qua. Dai. Oh. Ancora un raccordo. Ancora uno. Molto bene. Oh. Uno. Due. Qui dentro. Nugazzo. Di qua. Konoko, mi dispiace tanto. Non volevo entrare in questa storia. Oh, che palle, dai, che forse mi dava qualcosa. E dai. No, volevo prendere. Ecco. Bene. Stavi dicendo? Pronto a perdere? Ma tutto qui. Vaffanculo, speravo in qualche oggettino. O forse è perché sono arrivati gli altri a rompere. Qualcuno? Ecco quella sottostazione. Disattivato, cazzo, spari. Qui niente. Allora, vediamo un pochino cosa c'è su questo piano. Poi scendiamo ancora. Nemici, ecco cosa c'è. No. Fai il bravo. No, sta buono. Vai via. Vai. Vai. E ora. No. Ok, vai. No. Fai il bravo. Anche te. Basta rompere la minchia. E qui c'è un succhio energia. Molto bene. Yeah. Molto bene, andiamo a vedere un po' cosa mi dice il tizio giù qua. Sono disarmato! Questo è tutto quello che ho! Non sparare! Molto bene. Molto bene. Il tizio che ho visto prima che correva. Vabbè. E qui dentro? No, aspetta. No cazzo. Vai. Wow. Tizio che c'era prima. Non sei morto. Anche tu. E che cazzo. Potevate anche andare a miglior vita. Vai. Ok. Ancora un colpo. Di qua cosa c'è? Un mitragliatore. Di qua. Ehi, un bel caricatore. Oddio. Che cosa ci fai nascosto lì dietro? Cerco solo di salvarmi la vita. Ok, siete in tre, questo non mi piace neanche un po'. Sparano un'altra. No, ti prego. Ops, c'era anche lo scienziato. Vabbè, moriva. Esatto.
L'unico che è morto. Io ho sparato per uccidere sti qua, è morto lo scienziato. Qui c'è... Oh! No. Ok, però prima esploriamo la zona, non si sa mai, ragazzi. Molto bene. Wow! Oh, interessante, molto bello. Bene, 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 bene. Di qua cosa c'è? Niente, 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 niente. Oh. Pugno del, pugno leone, del leone. Pugno del tono, non ho voglia di combattere. Non c'è nient'altro. Molto bene. Scendiamo. Porca. E fai la brava. Uela. Qui c'è. Ho visto la fortuna che ho scommetto altri nemici che romperanno la minchia. Invece no, mi sbagliavo. Incredibile. Di qua. Bene. Questa arma deve essere blu, chiaro? Giù le mani. Merda, no. Ho sprecato un caricatore. Questo perché sono un coglione. Va bene. Di qua c'è sto ceppa di cazzo. Via 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 via. Pugno del leone. Toh, muori. Ancora vivo. Bene bene bene. Ne servono altre due. No, tasto sbagliato. Ah vabbè, già che ci sono la ricarico. Fame. Non l'aveva visto prima. Scendiamo. Uno alle volte. Uno alle volte. Che cazzo mi succede? Allora te vaffanculo. Ok. Va bene. Qui, qui, qui. Vediamo un po' qua. E poi c'è qua. Qui, qua, qua. Succhia vita, lascialo lì. Preferisco questo. Il cecchinator. Andiamo di qua prima. Ah, una bella iposeringa. Allora dall'altro lato ci deve essere la console. Magari anche qualche nemico. La console c'è. Strano che non ci sia nessuno a fare la guardia. Ne manca uno. Poi andremo a vedere cosa c'è dietro a quella porta blindata. Si scende.
niente. Qua niente. Qua niente. Di qua? No. Vediamo un po' qua. Wow. Op, c'è un nemico da qualche parte. Merda, non distrarti. Vabbè, lo scuro faccio fuori, cazzotti, che debole. Oppalala, una bella iposeringa. E ora andiamo di qua. E troviamo... Ehi. Ben due nemici. Dove l'altro? Ho visto bene, purtroppo. Allora, te, vaffanculo. E te, ti scasso di botta. Alla cara vecchia vecchia maniera. Mitico, ti diamo l'ultima console. Accesso al sotterraneo. Si dice sotterraneo. Che cazzo ti piglia oggi? Non solo alla mia lingua si è pigliato un incastro, ma anche alla mia mira. Come ho potuto sbagliare il bersaglio che era fermo? No, merda. Molto bene. Un caricatore che non mi serve. Mi dispiace per questo caos. Molto sarcastica o ironica, non mi ricordo più quale dei due verbi si usa in questo caso. Comunque sia molto molto molto. Vabbè, non ho voglia di andare ad esplorare il parcheggio. Adesso andiamo di sotto a scoprire cosa ci aspetta. Che cazzo, come minchia si apre? Vabbè. Griffin! Non puoi sfuggirmi. Lo sai bene. Sei solo un esperimento fallito. Un rischio calcolato. Niente di più. È fin dal primo giorno che sono pronto a questa eventualità. Shinatama è rimasta in contatto diretto con te in ogni fase del tuo sviluppo. Nessuno ti conosce meglio di lei. L'ho collegata al sistema di controllo della capsula d'attacco. Non hai speranze. Non ne hai mai avute. Shinatama, no. Shinatama. Oh cacchio, devo stare attento perché ci sono dei buchi nel pavimento. Un po' come un gorgonzolo. Shinatama. Cazzo. È più difficile dell'altro cervello mortale. Speriamo che sia come l'altro cervello mortale, che sono solo tre livelli. Dov'è? Ah, ecco. Dai. Come cazzo ha fatto a togliermi così tanta vita? Veloce. Merda! Cazzo! Ero così vicino! Ragazzi, ci vediamo alla fine della sequenza perché mi sono rotto il cazzo. Vai, è l'ultima, dai, Konoko, non farò la coglione. Attenzione, neutralizzazione bersaglio fallita, organismo simbionte Daudan presente, attivazione modalità Omega. Annullamento d'emergenza, Griffin Alpha Zero. Annullamento d'emergenza. Sta indietro! Ti ho preso. Questa è una pessima idea. Abbassa quell'arma. Sono un disertore, non lo sai? Sono molto pericolosa. Sono esattamente ciò che volevi che diventassi. E allora, come finisce questa storia? Per te, malissimo. Sei tu a decidere. Puoi spararmi o puoi andartene.
Sta a te scegliere. Allora, in questo momento la scelta è molto importante. Decidere se uccidere Griffin e vendicarsi o lasciarlo in vita e perdonarlo. Ragazzi, la scelta è molto più importante di quel che sembra. Vi cambierà le sorti del gioco. E io me ne vado e lascio Griffin vivo. Io non diventerò il mostro che tu volevi. Ricordati bene chi sono. Sono una donna che hai tradito perché non hai avuto il coraggio di assumerti la responsabilità delle tue azioni. E anche questo episodio è finito. Ci vediamo nel prossimo episodio a scoprire come finirà. Ciao ragazzi. Ah, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare e condividere. Visitate anche la pagina Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.